Grazie Presidente, non vedo la telecamera, quindi la chiudo anche, quindi mi scuserete se non c'è la mia immagine, anche per questione di segnale. Allora, intervengo brevemente per dire che gli interventi, insomma, dei miei colleghi sono quelli da tanti mesi, ritardo, 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 ritardo. Queste insomma, perplessità e queste problematiche sono state sollevate sia in commissione patrimonio, sia in commissione trasparenza, ma anche, diciamo, ho partecipato anche a commissioni politiche sociali nei municipi, in cui si continua a dire che le domande istruite sono 4.900, ne sono state evase 4.500. Così non è. O meglio, è parzialmente vero, sono state pagate 4.500 domande, ma sono state istruite e valutate. Ad ottobre, nella sede appunto della Commissione Trasparenza, era emerso il dato di 15.000, mi pare intorno alle 15.000 domande istruite, quindi valutate, di cui molte, intorno alle 8.000, non erano state accolte, perché doppie, perché triple, perché quadruple. Quindi la celerità che viene richiesta, comprensibilmente, via dicendo, è opportuno coordinarla anche con quella che è l'opportunità, appunto, che tutti abbiano il dovuto, così che chi ne ha veramente necessità non venga escluso da questo contributo che co ricordiamo essere limitato. Prima dell'integrazione della Regione Lazio e prima delle esclusioni si era calcolato che ogni singolo richiedente, ripeto, prima delle esclusioni e prima che la Regione Lazio si rendesse conto dell'assoluta insufficienza del fondo e quindi l'ha integrato con ulteriori risorse, e non sappiamo neanche se queste basteranno visto l'alto elevato numero di domande, era praticamente di 250 euro a famiglia, cosa che, insomma, come si può assolutamente intuire da soli, non è la panacea di tutti i problemi che poi sono sorti con il Covid, anzi era, diciamo, una misura assolutamente insufficiente. Per di più, questo a fine ottobre, insomma, verso l'ultima settimana di ottobre, eravamo arrivati praticamente a metà delle domande già istruite, di cui intorno ai 5.000, alle 5.000 già pagate, e di cui intorno alle 10.000 escluse. Quindi diciamo che sono molte le domande che non hanno merito, no, non hanno diritto di essere pagate. Alcune, e beh, va sottolineato, alcune richiedono integrazioni, e l'ufficio, il Dipartimento Patrimonio sta già procedendo per richiedere quelle che sono le integrazioni possibili. Quindi quando c'è un errore meramente formale si cerca, insomma, di adoperarsi per ammettere il più possibile le domande, perché, insomma, anche noi siamo sensibili. Soprattutto noi siamo sensibili, insomma, alla difficoltà del momento. Però ecco, questa è una domanda che io mi pongo e poi rispondo e spiego perché consegneremo il voto di astensione su questa domanda. Mi chiedo, si parla sempre di ritardo, di ritardo, di ritardo, però a ben vedere siamo stati uno dei primi enti locali ad erogare questo bonus affitto. E per di più mi chiedo, ritardo, ma rispetto a quale scadenza? Cioè, se io dico ci vediamo alle 11 e mi presento alle 11.30, allora sono in ritardo, ma se non c'è un termine, esattamente in ritardo a che cosa? È ovvio il discorso che prima si fa, meglio è. Questo è ovvio, anzi, se ci fosse una possibilità di erogare istantaneamente i contributi, credo che si sarebbe percorsa, ma vista la mole di lavoro e soprattutto di un contributo che in condizioni di normalità, e questo mi preme altresì sottolineare, richiede un'istruttoria che dura un anno, e noi stiamo giustamente e comprensibilmente facendolo in un tempo molto molto più compresso. Mi chiedo qual è il termine. Io politicamente, come termine, mi sono dato, come ha, insomma, sottolineato il collega Figliomeni, il 31 dicembre 2020, perché ad oggi è quello il termine per gli sfratti. Quindi speriamo che entro il 31 dicembre vengano istruite e pagate tutte le domande. In tal caso, tutt'al più, mi posso sentire di parlare di ritardo. Ad oggi non mi sento di sentire di parlare di ritardo, per il semplice fatto che noi come ente locale gestiamo 2/3 dell'istruttoria regionale, quindi stiamo facendo 2/3 del lavoro della regione, con degli uffici di un ente locale e con i poteri di un ente locale. Noi consegneremo il voto di astensione a questa domanda, perché proprio perché già gli uffici sono
solo per fare le istruttorie e i pagamenti, che sono quelle le reali necessità e quelle le reali cose poi importanti per i cittadini, è già stata istituita una task force, è già stato fatto tutto quanto quest'estate. Dare un ulteriore compito, gravosissimo peraltro, quindi la pubblicazione di quelle ammesse, quelle non ammesse, le integrazioni, peraltro con un metodo come suggerivano, dare un codice, quindi bisognerebbe rivoluzionare non solo i metodi di pagamento e le istruttorie che si stanno facendo adesso, ma bisognerebbe rivoluzionare addirittura tutta la piattaforma di Roma Capitale. Io credo che comporterebbe sicuramente maggiore trasparenza, e questo è ovvio, ma allora in tal caso si potrebbe parlare, sarebbe quasi acclarato poi il ritardo, perché queste attività poi comportano una grande spendita di tempo e di risorse umane che ad oggi sono insomma appena sufficienti per evadere le pratiche entro la data che ho detto prima. Sicuramente faremo una commissione di aggiornamento sul tema in commissione patrimonio, però ecco, consegniamo il voto di astensione perché ad oggi la priorità è istruire e pagare le domande. Grazie Presidente.